Arriva la Winter Edition, l'edizione invernale del Remind Festival. Esatto, un nuovo format, una rassegna musicale che abbiamo ideato per dare continuità a quelle che sono le attività dell'associazione anche durante il periodo invernale. È per questo infatti che abbiamo pensato a tre date, sono in sostanza tre domeniche dei mesi di gennaio, febbraio e marzo, le prime tre domeniche, quindi il 7 gennaio ci sarà il primo appuntamento. Si tratta di una rassegna in cui sostanzialmente vogliamo fare quello che facciamo sempre, cioè in primis ricordare le nostre due amiche, appunto Federica e Serena, poi offrire diciamo un momento di condivisione grazie anche a della buona musica. E poi anche quello che diciamo abbiamo aggiunto quest'anno anche sono due collaborazioni in particolare. Quella con Cook the Look, Giorgia Di Sabatino, la content creator appunto teramana, e Tappezzeria Club. Infatti durante la serata ci sarà un primo momento alle 19 in cui offriremo a chi vorrà partecipare appunto un aperitivo a cura di Cook the Look per quanto riguarda il food, mentre per il drink di Tappezzeria Club, e poi alle 20:30 inizierà appunto il live. Ogni data prevederà la presenza di artisti di fama nazionale che appartengono a tre generi diversi. Tutte queste tre date si svolgeranno poi a Casa Ruggeri, che si trova in via del Vecchio Mattatoio 5 a Teramo. Siamo molto contenti anche di questa collaborazione, perché devo dire che il dottor Ruggeri insieme a figlio sono stati disponibilissimi a farci appunto farci fare questa manifestazione all'interno della loro casa, dove si vive davvero un'atmosfera intima, bella. E vi dico quali sono appunto i tre artisti. La prima data vedrà come ospite Angelo Trabace e Alessandro Trabace. Angelo Trabace è un pianista, autore e compositore che presenterà questo suo album di esordio insieme al fratello appunto Alessandro, che è un violinista. Loro hanno, tra l'altro, vantano tante collaborazioni con artisti di fama nazionale, come per esempio Colapesce di Martino, Dente, Bruno Risas, Tommaso Paradiso, eccetera eccetera. Loro presenteranno appunto questo lavoro che sostanzialmente è una sperimentazione, cioè è un lavoro in cui la matrice diciamo culturale, folcloristica, popolare va a contaminarsi anche col minimalismo contemporaneo, quindi sarà davvero molto interessante. La seconda serata invece avrà come ospite Luca Carocci, il cantautore appunto romano, insieme a Roberto Angelini, che lo accompagnerà musicalmente. Roberto Angelini è capo diciamo dell'orchestra di Propaganda Live, ma non solo, perché vanta una carriera molto importante anche lui. E poi terza sera, il 3 marzo, avremo come ospite Finaz. Finaz è il cofondatore e lo storico chitarrista della banda Bardot, che ci riproporrà appunto dei brani della banda e il suo progetto musicale che si chiama Guitar Solo. È un progetto in cui lui si fa tutt'uno con la chitarra, e questa chitarra in realtà poi suonerà come una piccola orchestra. La quota partecipativa sarà di 25 euro, che comprenderà chiaramente il food, drink e live, e parte del ricavato ovviamente, come sempre, come in tutte le attività dell'associazione, verrà devoluto in beneficenza. Quest'anno, come per la scorsa edizione del Remind Festival Ideale, il beneficiario è la comunità Casa Madre Ester di Scerne di Pineto. C'è bisogno di prenotare? Assolutamente sì, essendo appunto una casa i posti sono limitati, per cui sarà necessario prenotare al numero di telefono che vi dico, 351 38 668, oppure ci potete contattare sui nostri canali social Remind Festival Ideale o Associazione Federica e Serena.